Bentornati e bentornate qui su Heller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Heller e oggi un altro video dei finiti del periodo. Ragazzi, ci sono prodotti che mi hanno scioccato in positivo e altri che purtroppo mi hanno lasciata molto ma molto contrariata. E se volete sapere quali sono, ovviamente non dovete far altro che guardare questo video. Ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Bene ragazzi, tra le tipologie che trovate sul mio canale, una di quelle che vi piace di più normalmente è proprio il video dei prodotti finiti, perché probabilmente è quello dove posso recensire un po' meglio prodotti che ho avuto il tempo di testare pienamente. In questo caso ne abbiamo veramente tantissimi, perché purtroppo è passato un bel po' di tempo da quando non faccio più video sul canale. Io vi chiedo di scusarmi, ma davvero sto rimettendo a posto tutta la mia vita, per cui ci vuole un attimino di tempo e anche per farvi video pertinenti e fatti sempre molto bene e che rispecchino la solita qualità di Heller Channel, ovviamente devo trovare il tempo per farli. Detto questo, seguitemi anche sugli altri social, soprattutto Instagram e TikTok, perché spesso vi pubblico delle chicche, perché lì è più veloce, ecco. Ma arriviamo a noi. Ci sono prodotti skincare, haircare, prodotti per gli occhi, prodotti per lavarsi, prodotti per l'igiene intima, prodotti make-up, insomma c'è un po' di tutto questa volta, per cui partiamo subito senza perdere altro tempo. Allora, innanzitutto questa soluzione unica per le lenti a contatto morbide. Io porto le lenti a contatto multifocali. Quindi diciamo che non me ne serve tantissimo perché essendo giornaliere le metto e poi le devo buttare, quindi non è che le devo lavare ogni volta. Però a me capita ogni tanto di aver bisogno proprio di toglierle, lavarle un pochettino, rimetterle perché anche se so, mi hanno spiegato che non si deve fare per una questione di proteine o quant'altro, però mi scoccia magari, non so, mettermi le lenti a contatto per fare la doccia perché io non mi vedo neanche le mani senza e poi doverle buttare dopo 10 minuti perché magari non ho più bisogno di utilizzarle, per cui praticamente le lavo e lo utilizzo anche proprio per depositare le lenti, magari utilizzarle il giorno dopo. Ripeto, sempre per quella mezz'ora, so che non si fa, però se no dovrei veramente buttarle a volte per averle utilizzate anche solo 10 minuti. Detto questo, questo mi sembra veramente ottimo, costava 8 euro questo flaconcione da quant'è? Da 500 ml e mi è durato una vita per i motivi suddetti, quindi buono. Adesso ne sto testando un altro che ho acquistato su Amazon e mi sembra anche migliore di questo. Dopodiché abbiamo un prodotto haircare, questo della linea, quella per le extension. Non vi faccio vedere il packaging da davanti perché c'è il vecchio marchio. Ma comunque la formula è rimasta sempre la stessa, ragazzi. Io non cambierò più shampoo e balsamo, e maschera, perché soprattutto per chi come me porta l'extension e porta l'extension con la cheratina a freddo. Poi vi farò vedere che ho cambiato anche la modalità dell'applicazione dell'extension. Insomma, se vi interessa, c'è una rubrica completamente e totalmente dedicata all'extension dove vi faccio vedere anche i prodotti. Comunque, questi sono ottimi. Io li prendo dal mio parrucchiere, anzi, dai due saloni che sono i miei di riferimento, che sono Glamour & Shine e Noemi Parrucchieri, primo di Peschiera Borromeo e il secondo di Cassano d'Adda. E quindi niente, questo è fantastico, top. Un altro prodotto per i capelli top di cui vi ho sempre parlato, attualmente non ci collaboro più, ma non posso che parlarvene bene, ragazzi, perché questi prodotti di GrowGorgeous, soprattutto la linea questa marrone, sono pazzeschi. Quindi se non avete l'extension e quindi non avete delle esigenze particolari e volete utilizzare questi, io ve li consiglio. Vi metto sotto nel box informazioni tutti link diretti, anche se non ho codici sconto perché vi ripeto non sono in collaborazione, però vi lascio i link diretti così li potete trovare facilmente. Poi Nivea Clean Deeper Gel Scrub quotidiano, questo l'avevo preso perché io faccio sempre doppia detersione e mi serviva un detergente da utilizzare dopo la detersione oleosa.
Fantastico, non pensavo, vi dico la verità, rapporto qualità-prezzo altissimo perché costa davvero una sciocchezza, dura tantissimo e soprattutto vi lascia la pelle bella pulita, proprio la sensazione che abbiate tolto tutto, oltre che il trucco anche tutti i residui dello struccante e non ve la lascia secca. Io odio sentirmi la pelle secca, soprattutto d'inverno. Questo l'ho utilizzato tutto l'inverno, ma lo ricomprerò assolutamente quando finirò gli altri che sto provando, perché è stato veramente ottimo. Come latte detergente ho provato a utilizzare anche questo di Di Luca Milano. Ottimissimo, questa è una linea Luxury, vi avevo già fatto parecchi video su questo brand perché avevo collaborato parecchi anni fa. Questo è un brand Luxury che fa prodotti per la skincare e per l'hair care. Devo dire, si capisce che sono prodotti veramente di alto livello perché questo detergente è super super delicato, super super efficace. Ovviamente vale il suo prezzo e costa di più degli altri detergenti. A me è durato anche tanto perché, essendo super efficace, non ce ne vuole troppo per potersi struccare correttamente. E mi è piaciuto molto. Adesso sto provando il gel e ce n'era un altro e l'acqua micellare, ok? Quindi prossimamente vi parlerò degli altri due prodotti sempre di questa linea di Di Luca Milano. Poi passiamo a Mario Badescu Skincare, questo famosissimo che si trova praticamente in tutti i calendari dell'avvento, di Natale, di Pasqua, di Capodanno, di qualsiasi calendario dell'avvento skincare voi prendiate, troverete un prodotto di Mario Badescu. Questo è un facial spray with aloe, adaptogens and coconut water. Cosa devo dire? C'è chi lo odia proprio, a me non dà fastidio. Vi spiego come lo uso. Allora, praticamente io lo uso per idratare il viso, quindi bagnare un po' il viso prima dell'acido ialuronico che metto prima del primer, prima di truccarmi, ok? Quindi primo step assolutamente pelle ovviamente detersa, pulita. Primo step, vaporizzo quest'acqua oppure un tonico, altri tonici, adesso per esempio ho quello di Pixi. Vaporizzo il tonico su tutto il viso, metto alcune gocce di acido ialuronico a basso peso molecolare o a medio peso molecolare a seconda di quello che ho e che sto provando. Dopodiché metto il mio primer e quindi consento alla mia pelle di rimanere idratata sotto e al mio primer di aggrapparsi ad una pelle senza seccarla, quindi questo per me è comunque promosso. Dopodiché abbiamo questo Symbiosis London, è una crema all'acido ialuronico e al burro di karité, se non mi sbaglio, sea butter, non è karité, vabbè, non mi ricordo, ve lo scrivo poi dopo sotto. Comunque questa c'ha anche gli acidi HA e SB. Io la utilizzavo come crema da notte, ma è ottima perché ti idrata e ti nutre la pelle tantissimo, nel senso che la pelle proprio la senti che è... Lo so che la pelle non beve, ma è un po' come se trattenga qualcosa. E non è, sì, burro di karité, scusate, burro di karité, confermo. Non è assolutamente unta, ti lascia la pelle proprio molto molto idratata e soprattutto il giorno dopo quando ti svegli si vede che hai usato una crema notte. Quindi questa io la utilizzavo come crema notte, non credo che sia una crema notte, ma io la utilizzavo così e mi piaceva un sacco. Mentre invece è una crema notte questa Omega Rich Well Aging Cream, questa qui di Freshly. Allora, è una crema ottima, se non per il fatto, adesso la vedete un po' scuretta, se non per il fatto che, essendo completamente composta da ingredienti naturali, quando è un po' che è aperta, adesso vediamo quant'è il PAO, 6 mesi, esatto, io ci ho messo un po' di più e dopo 6 mesi ha iniziato a puzzare come se non ci fosse un domani. Ovviamente lo sapevo e questo mi dimostra anche la bontà dei prodotti Freshly, che sono completamente composti da ingredienti naturali, che quindi ovviamente hanno una scadenza più breve rispetto ai prodotti chimici. Comunque questa è una crema ottima, la consiglio veramente a tutti. L'ho regalata anche alla mia mamma proprio perché ha il potere di
davvero penetrare in profondità nella pelle e lasciarla molto molto idratata e non unta, ed è una crema notte, ripeto. Sempre a livello di skincare, questo l'ho amato, lo voglio ricomprare, però sto provando talmente tanti prodotti che non lo sto comprando più, però l'ho amato. Dragon's Blood Sculpting Gel di Rodial. Ragazzi, cosa non è questo prodotto? Sembra proprio che ti scolpisca il viso. Io non lo so come faccia, perché non è che ti tira la pelle, non mi sento la pelle tirare o qualcosa, però quando lo metti su sembra proprio che ti abbia praticamente scolpito il viso, cioè proprio vedi gli spigoli, ok? Non gli spigoli ovviamente antiestetici, ma vedi proprio, boh, è pazzesca. Comunque l'andrò a ricomprare di sicuro, perché mi piace veramente un botto, questa è una delle robe promossissime, anche questa l'avevo trovata in un calendario dell'avvento. Finito ovviamente sempre il nostro cancelletà di Maybelline, di questo non mi ricordo nemmeno della colorazione, però era una colorazione chiara che utilizzavo soprattutto sotto le occhiaie, è quello che su adesso ho utilizzato solo questo appunto per finirlo, anche per fare praticamente questa parte qua. Non ho utilizzato fondotinta, in questo momento non ho fondotinta. Ieri ho fatto il tatuaggio alle lentiggini, per cui le lentiggini che vedete sono state fatte con queste. Anzi, se volete un video ve lo faccio, fatemelo sapere sotto nei commenti, dove utilizziamo l'henné per farci i tatuaggi sul viso, così vi dico come mi sono trovata. Oramai è più di 3-4 mesi che vado avanti a farli, quindi vi so dire anche un po' di trucchetti e soprattutto come fare per non rovinarvi la pelle, non sentire pizzicori, insomma tutta una serie di cose, fatemelo sapere nei commenti. Detto questo, cancelletà ovviamente lo si ricomprerà. Io un po' lo amo, un po' lo odio, fatemi sapere cosa ne pensate voi. A volte mi sembra che davvero mi pialli le occhiaie, altre volte si insinua nelle pieghette e non c'è più niente da fare, non lo so. Dipende da come lo uso, quello è sicuro, ma ogni tanto quando sono di fretta rischio di fare dei pasticci, però insomma un po' il suo lavoro lo fa abbastanza bene. Altra cosa che ho finito è questa matita eyeliner di Tarte, eyeliner completamente asciutto e matita completamente rotta, nel senso che oltre a essersi rotta la mina che è entrata dentro non mi scrive neanche più, nel senso che è talmente dura questa, ma lo era anche quando appena l'avevo aperta, è talmente dura che per non scrivere rompete la mina, perché non si può, come si dice, non si riesce a, cioè dovete calcare, e poi anche calcare sull'occhio uno non può, quindi no. Questo mi piaceva abbastanza l'eyeliner, ma questo un po' mi ha deluso, no, no way, non lo ricomprerò. Poi ho finito questo mini mascara di The Real, però ne ho altri 714 e quindi non lo ricomprerò, ma lo utilizzerò. Anche perché questo scovolino qua non è male, nel senso che è bello cicciotto, però è proprio plasticoso, è di quelli in silicone, non è in setole. Quindi mi piace come mi lascia le setole, scusate, come mi lascia le ciglia. E poi se vedete qua davanti ha una specie di pallino che è fatto apposta, secondo me, per andare a lavorare le ciglia negli angoli e lasciarle belle separate, oltre che belle nere. Comunque, questo qua si è seccato un po' troppo presto, ma forse anche perché era la mini size. Una cosa che mi è piaciuta veramente tanto 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 è questa crema Rose Deep Hydration Face Cream di Fresh. Raga, cosa non è questa crema? Io odio il profumo di rose, questa crema è totalmente profumata alle rose, ma l'ho adorata perché il profumo è delicato, quindi non è fastidioso come la maggior parte delle creme che sanno di rosa, e perché è veramente buonissimo e perché lascia la pelle di un'idratazione incredibile. Io la utilizzavo sotto il primer, quindi proprio per idratare massimamente la pelle prima di andare a mettere il primer, che poi il primer, soprattutto i primer grip, sono quelli che ti vanno a seccare un po' la pelle. Questa veramente top, anche questa trovate in un calendario dell'avvento, ma la ricomprerò sicuramente. Un'altra crema assolutamente top che ho già ricomprato e che ce l'ho nell'altra casetta è questa di Drunk Elephant ai peptidi.
ragazzi, cosa non è questa crema? L'ho portata nell'altra casa, questa qua ho preso il pack, quello che si schiaccia e la crema esce da sopra così non si spreca, non si infetta, eccetera, eccetera. È ottimo questo prodotto, è veramente ottimo. Si chiama Protini Peptide Cream. È una crema ai peptidi, ma è pazzesca, veramente super idratante, è un po' come se ti piallasse la pelle ma lasciandotela luminosa, quindi senza quegli aloni opachi che hanno di solito queste creme con questa funzione. Mi ha lasciato un po' così, ma va bene lo stesso. È questo Cherry Carmex, questo qua l'ho comprato in Spagna, anzi ce n'è ancora un pochettino. Vedete che ce n'è ancora un pochino lì. L'ho comprato in Spagna perché mi piaceva il packaging, vi dico la verità. L'ho cercato ovunque, non l'ho trovato qua in Italia. Quando sono andata in Spagna l'ho visto, ovviamente mio. L'ho pagato 2 euro. Piccolissimo il pack, adesso vi dico quanti me lo sono. Sono 7,5 grammi, mi è durato una vita. Non mi è piaciuto molto per il sapore, ed essendo un prodotto che si mette sulle labbra, se ti dà fastidio il sapore è pesante, non buono. E quindi boh, questo lo boccio solo per quello, però il prodotto è abbastanza buono e non so. Ora è proprio finito. Ha una roba tipo mentolata, non lo so, no way. Infine l'ho tenuta per ultima, ho anche perso il packaging, quindi vi faccio vedere quella nuova, la Boom Boom Brazilian Cream, anzi la Brazilian Boom Boom Cream. Allora, io non capisco l'hype estremo di questo prodotto. È un prodotto buono, per carità, ha un buon profumo, per carità, ma tutto sto hype fotonico su un prodotto che tra l'altro costa un fottio di soldi e che ce ne sono tanti anche meglio, io non lo capisco. Detto questo, dato che ne ho praticamente in ogni calendario dell'avvento che ho comprato ce n'era uno, ogni regalo, questa per esempio è una cosa che mi hanno regalato e tra l'altro me l'avevano anche già regalata tipo qualche anno fa, quindi praticamente regalo doppio con Brazilian Cream dentro e candela. Ragazzi, la candela emana un profumo fotonico, ma una roba, si è pure un po' sputtanata, una roba fotonica. Però dato che ne ho come se dovessi rifornire tutto il mio palazzo, mi sa che continuerò ad utilizzarla. Questo era tutto il video dei prodotti terminati. Fatemi sapere se conoscevate questi prodotti e se avete delle opinioni leggermente diverse, e soprattutto fatemi sapere se volete che testi qualcosa per voi qui sotto nei commenti, vi leggo e solitamente vi rispondo anche. Se questo video vi è piaciuto e vi ha tenuto un po' di compagnia, vi chiedo di lasciarmi un like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi video che pubblicherò qui su LR Channel. A me non rimane che salutarvi, mandando il solito mega mega bacio e aspettandovi nel prossimo video con tanto ma tantissimo amore.